Buonasera a tutti. Prima di parlare della squadra che incontreremo sabato, perché questa settimana giochiamo di sabato, vorrei fare i complimenti alla squadra per l'ottima prestazione che è stata fatta la settimana scorsa a Serravalle. Voglio parlare di questa prestazione perché la squadra, dopo una brutta partita fatta in casa con Valsesia, si è ritrovata a Serravalle. Siamo ritornati a difendere come sapevamo fare. Abbiamo giocato a testa alta contro una delle formazioni più forti del campionato e dopo la brutta partita in casa non era facile, soprattutto in un campo come quello di Serravalle. Quindi volevo fare i complimenti personali ai ragazzi perché tornando a difendere e a compattarsi come abbiamo fatto a Serravalle sicuramente possiamo toglierci delle grosse soddisfazioni da qui alla fine dell'anno. Detto questo, parliamo della squadra che incontriamo sabato, il Dertona, che è una società che è satellite, diciamo, cioè la squadra che incontriamo è l'Under 19 Eccellenza della squadra che milita nel massimo campionato di Serie A1. È una squadra quindi ricca di ragazzi giovani, composta da ragazzi, composta totalmente da ragazzi giovani. Da ragazzi comunque selezionati in giro per l'Italia, quindi ragazzi che hanno delle qualità tecniche e fisiche per essere nel gruppo Under 19 Eccellenza di una città di Serie A1. Non sarà una partita quindi semplice, come tutte le squadre giovani sono partiti all'inizio dell'anno un po' a rallentatore, perché naturalmente quando si è una squadra così giovane si deve capire un attimo com'è il campionato in cui si gioca. Adesso l'hanno capito e nella seconda parte di campionato del giorno di andata hanno fatto degli ottimi risultati vincendo anche 7-8 partite di fila. Quindi non sarà una partita semplice. I giocatori di maggior spicco della formazione sono sicuramente l'esterno Erika, che è un giocatore, una guardia molto tecnica e con grande talento che già fa diversi minuti in Serie A. Poi hanno il playmaker Baldi, che è un playmaker che anche lui ruota intorno al gruppo della Serie A. È un gran tiratore, sicuramente un playmaker veloce che può metterci in difficoltà. Oltre a loro ci sono due ali molto interessanti che si chiamano Tandia e Biagini, che sono due giocatori molto atletici. Tandia preferisce stare vicino a canestro, mentre Biagini è anche un ottimo tiratore dalla linea di 3 punti. Come dire, è una squadra molto giovane, sicuramente terranno un ritmo molto alto per cercare di metterci in difficoltà. Noi dobbiamo provare a invece abbassare i ritmi e cercare di utilizzare l'esperienza per portare avanti il nostro modo di giocare e le nostre caratteristiche. Vi aspettiamo tutti al palazzetto e Leopardi Pride.